non solo la testa nel pallone, ma da ieri sera anche una testa tutta granata. Denilson Gabionetta ha tenuto fede all'impegno preso con se stesso. Se la Salernitana fosse stata promossa in B, avrebbe colorato di granata la sua famigerata cresta di capelli. E così è stato. In gran segreto, ma evidentemente non troppo, è andato dai suoi parrucchieri di fiducia, i Casola, e si è sottoposto al trattamento per colorare i capelli, o meglio, la cresta. Un trattamento laborioso che naturalmente lo ha esposto alla grande curiosità delle clienti presenti e di qualche passante. La Gabionetta, a differenza di quanto accade in campo, ieri sera si era letteralmente mimetizzato dietro caschi, grembiuli e forbici. Pian piano però che la cresta prendeva colore, è stato inevitabile che tutti gli sguardi si concentrassero su Gabbio, e lui, un po' imbarazzato, non ha battuto ciglio, convinto più che mai della sua decisione. Sergio e Fabio Casola lo hanno curato nei minimi dettagli, quasi coccolato, ma è toccato al tifosissimo Rocco operare sui capelli di Denilson. Prima la colorazione, poi l'attesa, poi quello che una volta si chiamava casco, poi il risciacquo, quindi, per dirla alla Totò, l'asciugatura. Ma non poteva finire qui. In un camerino Gabionetta ha indossato una delle magliette granata che hanno celebrato il ritorno in B. Sì, Gabbio esce pazzo per questa città e ieri lo ha detto a chiare lettere: farò di tutto per restare a Salerno. Lui, di proprietà del Parma, è legato inevitabilmente alla vicenda societaria del club gialloblu, ma si è innamorato di Salerno, che non vuole lasciare, anche perché ha ancora tanti gol da fare, tanti avversari da superare, tanti applausi da strappare.